Ciao a tutti ragazzi, io sono Arnet e benvenuti in un nuovo gameplay. Questa volta giochiamo dei piccoli combat molto veloci al campo dei predatori di Modena. Il campo, come vedete, è molto molto ampio e si vede benissimo il movimento effettuato dalla squadra avversaria. Questo consente quindi di poter elaborare delle strategie. In questo gameplay specifico vi mostrerò la strategia che abbiamo adottato utilizzando delle piccole immagini rappresentative. Questo perché molte volte le strategie nel soft air sono abbandonate e molte volte si pensa solamente al numero di forze in gioco e non come sfruttarle. Ragazzi, buona visione. Anzi, no, niente, niente sinistra, niente sinistra, niente sinistra. Però hai detto sinistra, stai venendo a destra. No, infatti, niente sinistra, rega, niente sinistra, niente qua. La squadra avversaria è composta da 8 operatori, mentre la nostra solamente da 6. È quindi sconsigliabile uno scontro diretto. Vedendo i miei avversari allargarsi a rastrello lungo tutta l'area a loro disposizione, ho deciso di spostare tutta la squadra sulla destra, in modo tale da avanzare più compatti su un unico fianco. Occhio che c'è già un aggiramentone a sinistra, però se non ci facciamo colpire non serve un cazzo. Sì, mi sa che ci conviene spingere di qua comunque. Sì. Lasciali pure girare. Dai ragazzi, andiamo di brutto in là. Sì. Lasciali là, lasciali là, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, continua, continua, ragazzi, di qua, di qua. Spostandomi solo su un fianco rendo completamente inutili gli operatori che si sono mossi lungo il loro fianco destro. Questo solamente perché passare in mezzo al campo perpendicolarmente sarebbe un suicidio da parte loro. Se invece il campo offrisse delle coperture molto maggiori, questa strategia andrebbe completamente a puttane. C'è nessuno dentro? Liso! Dietro a quella struttura lì, lo vedi? A quello dietro i barili. Continuiamo a girare, continuiamo a girare. Matte, sganciati perché ne hai dietro, ne hai dietro, vieni via. Essendo riusciti a pulire la prima parte di terreno senza numerose perdite, ci siamo riposizionati guardando verso il centro del campo. Gli avversari che hanno aggirato sul loro fianco destro sono rientrati nel vivo dell'azione, aggirandoci completamente. Quindi abbiamo reagito con un contro-aggiramento. Ok, Matte, un'altra idea, stai lì allora. Ok, a te, torno indietro e passo il giramento dalla nostra sinistra. Muovendo più velocemente siamo riusciti ad aggirare la loro parte di squadra che aveva appunto fatto l'aggiramento iniziale. In seguito abbiamo chiuso sugli avversari con le forze rimanenti e bloccandoli al centro del campo. Questo ci ha concesso la vittoria di questa breve partita. La strategia utilizzata è chiamata Defeat in Detail. Ovviamente viene utilizzata con molte 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 più forze in gioco, ma era brevemente per farvi capire come potrebbe essere sfruttata nel soft air. Ovviamente i fattori da considerare sono veramente tanti. Il più importante tra tutti è senza dubbio la mobilità che vi garantisce la vostra squadra. Questa partita è un pochino meno pensata perché lo scontro è molto molto frontale. Siamo in attacco e la squadra avversaria deve difendere un punto della mappa ben stabilito. Dato che, come avete visto, il campo è parecchio scoperto, l'unica copertura che potrete avere in assoluto in una situazione simile è la potenza di fuoco. Cambio. Fatto. Sì. Ok ragazzi, non riusciamo più a muoverci, dovete spingere voi, eh. Ragazzi, o andiamo avanti, ma dobbiamo tritare un botto. Andiamo più tardi.
Sì, perché Wolf si muove, quindi andiamo. Dai, dai. Dai, dai, dai. Sinistra, sinistra, jump. Tango down. Tango, tango. Tango. Continuate, continuate. Cambio. Tirate bassi, tirate bassi. Cambio! Occhio lì sotto, lì sotto. Vai, aspettiamo, aspettiamo. Boh, avanziamo. Sì. Ok, blu. Sì. Cambio. Occhio qua per terra, Da, tango, tango, tango. Pinna, pinna. Giù, contatto, in movimento. Facciamo tutta la strada, per resti. No, no. Sì, prendete la strada. Dai, tira il video. È la bandiera quella? Tango. Ecco, colpito, colpito. Occhio a destra, occhio a destra. E ragazzi, facciamo retro, uno. 360 gradi d'ora in poi. Ok, allora continuiamo a pulire il lato mentre qualcuno scende da qua. No, mandiamo loro a sinistra che scendono verso la bandiera, noi puliamo il lato. Continuiamo a pulire il lato destro. Sì, sì. Qui Hornet, fianco destro, pulito, potete avanzare, passo. Bene ragazzi, anche questo video è alla fine. Spero che anche la parte, diciamo, strategica vi sia piaciuta e vi abbia interessato. E noi ci vediamo al prossimo gameplay.